Di percorso d'epopea, di Sforza, dal capostipite Alessandro, via via fino all'ultimo Sforza che governò la città, descrivendo le vicende, le loro vicende politiche, militari e anche personali, perché proprio per renderli più empatici, più vicini al lettore. E tra l'altro non ho, ho messo in evidenza anche il ruolo che ebbero le donne della famiglia, cioè quelle mogli che durante le lunghe assenze dei loro mariti, per via delle numerose campagne militari che tenevano fuori casa anche per lunghi periodi, avevano in mano il governo della città e svolsero questo compito in modo veramente egregio. Io credo che un'amministrazione cittadina debba saper misurare il passo storico di una città. Voglio dire che andrebbero valorizzate la cultura, la storia, le tradizioni di una città per tenere viva la memoria di un tempo che fu e, come in questo caso, celebrare anche una dinastia che in 70 anni di governo fece di Pesaro una signoria di tutto rispetto che nulla aveva da invidiare alle altre signorie, anche dal punto di vista culturale. E tra l'altro fu un luogo strategico nello scacchiere politico di allora e abbellì la città anche di opere pregevoli, tipo Rocca Costanza, il Palazzo Ducale, Villa Imperiale, il coro intarsiato nella chiesa di Sant'Agostino. E tra l'altro Pesaro si accinge a diventare capitale italiana della cultura nel 2024, quindi a maggior ragione andrebbe celebrata una dinastia che comunque rese importante la città di Pesaro.